Allora, è il momento in cui approfondiamo meglio i contenuti, quindi abbiamo qui presente, insomma, la critica cinematografica, abbiamo la teoria dei linguaggi, la storia del cinema internazionale, la semiotica, quindi diversi approcci che ci aiuteranno a capire meglio quello che noi istintivamente adoriamo, queste fiction, questo film, quindi ci spiegheranno anche come in tutto questo nostro percorso culturale di questa nostra Italia, come si collocano un po' sia queste produzioni che abbiamo presentato di Rai Cinema, le altre che verranno, ma in generale le altre. Quindi cominciamo da Giancarlo Zappoli, che è critico cinematografico noto ai più che seguono il cinema, è il direttore responsabile di MyMovies.it, e ci ha proposto un titolo che poi ci spiegherà perché, anche se possiamo intuirlo, Dalle lacrime al sorriso, gli sguardi del cinema. Quindi un percorso probabilmente storico attraverso la storia del cinema, come siamo passati quindi dalle lacrime al sorriso e come il cinema, gli sguardi del cinema ci hanno condotto a questo, diciamo, ormai 2020. Prego Giancarlo Zappoli. Grazie. Una premessa che va detta. Campiotti, che conosco dal secolo scorso, quando ha cominciato la sua opera prima, Corsa di primavera, e la sua opera seconda, Come due coccodrilli, Già dava l'imprinting al suo lavoro. Si occupava di situazioni difficili che mettevano in gioco delle persone che potevano essere fragili e che in qualche modo invece riuscivano a farcela. Un bambino in Corsa di primavera, un ragazzo in Come due coccodrilli. E quando si diceva prima parlare allo 0,3 poi porta a casa poco, parlare a milioni è diverso. Bene, uno dei suoi pregi è anche quello di riuscire a parlare non solo alla fascia adulta, ma anche ai più piccoli. Un'amica che sapeva che venivo qua ha visto la sera prima le prime due puntate e mi ha scritto questo: credo che sia interessante sapere che la puntata è piaciuta a Lucio di 9 anni, suo figlio, uno dei 3. Lucio ha colto e apprezzato la voglia di fare di Rick, la sua spontaneità e la sua capacità di capire Emma, la mamma di Miriam. La storia dei genitori, tra virgolette, normodotati, perde per lui quasi l'interesse rispetto alle vicende vissute da Riccardo. La ricerca di un lavoro vero, dell'amore e delle amicizie sono la ricerca della dignità e dei sentimenti veri che persino un bambino intuisce come fondamentali e dovrebbe essere il succo della vita per tutti. Troppo spesso però questi ideali vengono offuscati e traditi. È un messaggio molto significativo, per nulla banale e aperto a 1000 declinazioni. Io e Lucio aspettiamo un secondo episodio. La malata ieri mattina. Per cui, voglio dire, obiettivo centrato, obiettivo ampio centrato. Per cominciare a parlare invece di lacrime e sorrisi, cioè del cinema, parto dallo sport, visto che abbiamo citato le Paralimpiadi, in cui anche Lino è stata a suo modo uno dei padri fondatori del movimento. Bene, settimana scorsa, esattamente mercoledì, a Milano si è tenuto un convegno a Tirelli in preparazione alle Olimpiadi del 2026, dove sì, c'era il CIO, c'erano tutti i responsabili, in modo da cominciare a mettere un quadro della situazione Milano-Cortina. Era presente Francesca Porcellato, che è diventata paraplegica all'età di 18 mesi perché è investita da un camion, per cui campionessa su sedia a rotelle, che ha vinto 10 medaglie fra oro, argento e bronzo nell'atletica e un oro nello sci di fondo. Bene, raccontava 1988, Olimpiadi di Seul, le prime Olimpiadi in cui ai disabili viene dato lo stesso villaggio dei, tra virgolette, normodotati, per cui un successo. Sono a Fiumicino, la nazionale italiana, in attesa di partire al caffè, per cui con le diverse disabilità. Si avvicina un signore serissimo che chiede loro: dove state andando? A Seul. Che santuario c'è a Seul? Lei la reazione è stata questa. Lei dice: adesso ci ridiamo. All'epoca abbiamo reagito molto, ma molto, ma molto male, no? Però vuol dire che qualcosa intanto è cambiato. È cambiato ed è cambiato anche nel cinema. Allora, l'abbiamo già citato in due, Freaks, adesso lo cito anch'io, facciamo tre. Un'immagine, la uno per favore, la regia. Eccola lì. Allora, Freaks, che nel
1932, Todd Browning, richiesto dalla produzione di fare un film horror, perché questa era la richiesta, navigavano in cattive acque, per cui adesso ci vuole qualcosa di forte. In realtà non fa un film horror, fa il primo film con disabilità che non vengono messe alla berlina, ma di cui si fa notare la profonda sensibilità umana. Questo dal punto di vista di chi lo fa, perché dal punto di vista di chi lo deve recepire è già stato anticipato censura. Ancora una volta, grazie alla RAI, gli italiani lo vedono il 6 settembre 1983, grazie a Enrico Ghezzi, sulla RAI, a Fuori Orario. Fino ad allora questo era un film che nessuno, salvo i cinefili persi, poteva avere visto. Perché? Perché erano uscite recensioni all'epoca di questo genere. Chiunque possa considerare intrattenimento questo dovrebbe essere internato nel reparto psichiatrico di qualche ospedale. E The Hollywood Reporter scrisse: assalto oltraggioso ai sentimenti, ai sensi, al cervello e allo stomaco degli spettatori. È uno dei più qualificati magazine sul cinema oggi, anche allora, ma forse con qualche problemino. Ecco, allora volevo far vedere come 85 anni dopo, in una mega produzione, si vada a riprendere il tema che forse aveva influenzato Browning, perché Circo Barnum probabilmente aveva dato un'idea, Circo Barnum aveva queste attrazioni, questi che si chiamavano all'epoca scherzi di natura. Andiamo a vedere in The Greatest Showman, che è del 2017, questa sequenza, è la 2 per favore. Musical, eh? Parentesi, Freaks e The Greatest Showman ci passa alla storia del cinema, che in gran parte ha già focalizzato il presidente di Recinema nel suo intervento letto da Paola Malanga. Mi prometto di aggiungere alcune cose che potrebbero essere quelle la difficoltà qual è stata? È stata quella di raccontare senza fare pietismo, e non sempre è stata superata. È stata superata più facilmente nei film che affrontavano qualcuno che tornava dalla guerra. Johnny prese il fucile di Dalton Trumbo. Trumbo aveva passato le sue, per essendo stato messo sulla lista nera del maccartismo, era stato considerato disabile da un altro punto di vista. Nato il 4 luglio, lo ricorderemo tutti, con Tom Cruise. Più complicato è stato bilanciare, soprattutto sul versante hollywoodiano, gli elementi quando si trattava poi magari di portare a casa l'Oscar, come spesso è successo. Pensiamo a Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman. Pensiamo a Oltre il giardino di Al Ashby, dove Peter Sellers è questo giardiniere che non è mai uscito di casa e ha conservato una sua ingenuità, e pertanto quando esce si porta dietro il telecomando, convinto di poter cambiare la realtà così come la cambiava sul suo televisore. Peccato che la realtà rimanga sempre lì, ma che diventa un saggio, perché esprimendosi per frasi estremamente semplici e forse un po' fatte, viene considerato un guru. Figli di un dio minore, con una grande potente personaggio della sordomuta, il già citato Rain Man, Forrest Gump. Ecco, il lavoro, spesso è stato fatto questo lavoro appunto sull'ingenuità, no? L'ingenuo Forrest, che però sa dare molto di più che non altri. E Beautiful Mind, che apre comunque uno dei punti forti di delle biografie, avremo poi anche Stephen Hawking, dove si parla di un personaggio reale e se ne descrive con un biopic la vita. Direi che però vanno sottolineati due registi che fanno un po' da punto di riferimento autoriale. Uno è Arthur Penn, Anna dei Miracoli, che probabilmente qualcuno ricorda, arrivava da un testo teatrale, arrivava da una realtà vissuta, era un modo di raccontare, come Penn ha sempre avuto, realistico, pur dovendosi confrontare con la finzione. E dall'altro Tim Burton,
cosa che meglio di Betelgeuse e soprattutto di Edward Mani di Forbice poteva dare l'idea di qualcuno che viene catapultato in qualche misura in una realtà che lo accetta per un certo periodo come fenomeno e poi progressivamente lo respinge. Ma volevo concentrarmi un attimo sul versante italiano con un'uscita spagnola. Già citato le chiavi di casa più volte. Chiavi di casa che ha il pregio, secondo me, tra gli altri, di andare a chiudere in un modo estremamente particolare. A dirti, tu adesso hai conquistato il tuo ruolo di genitore, il punto di vista è quello. Ti sei confrontato con una madre che era Charlotte Rampling, che anche lei ha vissuto però con una solidità diversa, una solidità tutta femminile. Ma alla fine ti ritrovi in uno spazio vuoto dove quello che credevi di avere conquistato sembra ritornare al punto di partenza e devi essere pronto anche a quello. Non devi essere convinto che tutte le conquiste siano per sempre, devi rimetterti costantemente in gioco, e questo meglio l'ho detto con grande efficacia con quel finale. Poi penso a Soldini, al colore nascosto delle cose, sui non vedenti. Soldini che ha il pregio non di fare un film che parte con dialogo nel buio, finisce con dialogo nel buio, questa esperienza sensoriale che si può fare a Roma e a Milano di essere immersi nel buio totale ed essere guidati da un non vedente, ma affronta tre modalità di occuparsi dell'essere non vedenti, perché c'è il personaggio dell'Agolino che ha trovato una propria dimensione, ma che viene guardato anche da fuori, da chi se ne starebbe innamorando, forse sì, forse no. C'è il personaggio dell'amica, che è la non vedente assolutamente intraprendente, che anche se inciampa si rialza e riparte. E c'è il personaggio della giovane studentessa che va a ripetizioni di francese da Lagolino, la quale non accetta la propria condizione. Per cui riuscire a mettere in un film, in una narrazione, tre posizioni diverse rispetto alla stessa problematica, secondo me è degno di valore. E adesso quello che forse, di questo vi faccio vedere il trailer, non tutti hanno visto, ma che aveva un perché, ma il perché ve lo dico dopo, Brutti e Cattivi, 2017, Cosimo Gomez, vincitore del premio Solinas, il massimo premio per le sceneggiature. Lo vediamo, è il contributo numero 5, per favore. Oh, la vecchia l'ha data di due, dammi pure quell'altro. No, questa è per me. Allora, film che è passato a Venezia e che sembra la provocazione fine a se stessa vista dal trailer. In realtà non lo era. Nasceva da una conversazione che il regista e sceneggiatore aveva fatto con una consigliera di un municipio qui di Roma, la quale, su sedia a rotelle, un giorno si era sentita aggredire da un avversario politico
in maniera proprio insultante, ma non insultante sulla disabilità, insultante. E gli aveva detto al regista, io in quel momento avrei dovuto sentirmi arrabbiata, e invece ero contenta, perché mi stava trattando alla pari, non mi stava trattando con le molle. Mi insultava come avrebbe insultato chiunque altro della parte opposta, non stava attento a no, con lei non posso. Da lì nasce l'idea di questo film, dove per una volta la disabilità viene raccontata con una banda di delinquenti, uno senza gambe, l'altra senza braccia, un nano, un tossicodipendente, che si mettono insieme per un tentativo di frode a una banca che non si comporta proprio benissimo, e era la voglia di raccontare la disabilità con uno sguardo che fino ad allora non si era mai usato, perlomeno nel cinema italiano. Vado verso la chiusura, dico una cosa che riguarda poi anche tutte le produzioni che verranno presentate dopo, ma questa è freschissima, di 15 giorni fa. A Milano esiste un'istituzione che si chiama La Nostra Comunità, che opera negli SFA. Gli SFA sono i servizi per la formazione e l'autonomia per disabilità, soprattutto in intellettive. Bene, questa comunità ha realizzato un cortometraggio 20 minuti che si chiama Puoi Scegliere, e che risulta essere interessante non solo perché lavorano tutti disabili, ma perché ha avuto un rapporto con le istituzioni, nel senso che hanno girato all'interno del Palazzo della Regione Lombardia. L'idea era come quella in Casa di Carta: invece che una rapina, la serie in Casa di Carta, invece che una rapina sequestriamo un funzionario perché mandi in onda obbligatoriamente un video in cui noi diciamo che vogliamo avere il diritto di scegliere e non di farci dire sempre dagli altri quello che dobbiamo fare. C'è anche un cameo del Presidente della Regione Fontana. È un lavoro complessivo che nasceva da 3 mesi di lavoro di sceneggiatura realizzato con quelli che poi sarebbero stati gli interpreti, sui loro desideri, i loro bisogni, le loro aspirazioni. Ho aperto con lo sport e chiudo con lo sport, perché credo che valga la pena di citare, per chi non l'avesse visto, un film che in originale si intitolava Campeones, che dice tutto. Noi l'abbiamo dovuto intitolare Non ci resta che vincere, perché noi abbiamo dei titolisti straordinari che vogliono richiamare chissà perché Troisi e Benigni, ma come sa benissimo Paola Balanga, che ha scritto un prezioso libro su Truffaut, quando Domicil Coniugal di Truffaut uscì come col titolo in Italia Non drammatizziamo, è solo una questione di corna. Stessa cosa, in pratica, no? Bene, allora, Non ci resta che vincere è un film che ha staccato 3 milioni di biglietti in Spagna, ha vinto 3 premi Goya, che sono l'equivalente dei nostri David di Donatello, facendo interpretare i disabili a disabili e raccontando una storia legata allo sport, in particolare al basket, dove un allenatore che per punizione viene messo ai servizi sociali deve allenare una squadra di basket di disabili e ci va con voglia ad alzo zero. E progressivamente, invece, capisce delle cose anche sulle proprie disabilità affettive. Dico una sola cosa, vi faccio poi vedere il trailer e chiudiamo il mio intervento. Io sono direttore di un festival di cinema per ragazzi in Svizzera. Volevo metterlo in concorso, ma avevo il dubbio che quando si rideva nel film si ridesse del disabile, non con il disabile. Che cosa ho fatto? Io ho un figlio disabile che gioca Baskin è una forma di basket in cui i numeri 5 e i numeri 4 sono professionisti o amatori, dal 3 in giù sono invece disabili con diverse disabilità. Ho mandato il film ai suoi allenatori dicendogli vedetelo, però non stateci poi a ragionare sopra, appena avete finito mandatemi una mail dicendomi sì, no. Mi hanno mandato una mail entusiasta dicendo non si ride di, si ride con, addirittura sono venuti ad accompagnarmelo quando l'ho proiettato in prima Svizzera e hai vinto da parte dei ragazzi anche il premio d'oro. Per cui anche questo è un crinale estremamente difficile, per questo dalle lacrime alle risate, ridere, ma ridere come, quanto. Bene, tutti questi i protagonisti del film, uno dei quali ha vinto il premio miglior attore esordiente, hanno dato di se stessi e hanno messo in gioco anche tutta la loro vita privata, non solo
il ruolo che dovevano avere nella squadra di basket. Lo vediamo, è il numero 6, per favore. Tasso alcolico 3 volte superiore al limite. Danni ad un veicolo della polizia. Resistenza al pubblico ufficiale. No. Lei stia zitto, per favore. È un onore che un professionista come te sia interessato ad allenare una squadra come la nostra. Allora che dico ai ragazzi? Quando cominciamo? Andrà a lavorare con persone con disabilità intellettive. Che diavolo significa? Sono dei ritardati mentali. Subnormali. Moderi il linguaggio, signor Montes. Prendete una palla. No, solo una. Tu, in rosso, prendi una palla. Eccomi. Vediamo come vi muovete. Scusami. Non ti chiedo che giochino bene. Non ti chiedo di fare miracoli, ma ti chiedo di non arrenderti. Loro non si arrendono mai. Non posso essere responsabile di persone di 30 anni che si comportano come bambini di 6. Sono contento che giochiamo insieme, perché insieme vinceremo. Come allenatore hai il dovere di proteggerli e di difenderli. Proprio così, sono l'allenatore, non il padre. Hai ragione, neanche a me piacerebbe avere un figlio come noi. Non volevo dire questo. Però vorrei tanto avere un padre come te. Moltissime grazie per tutto. Voi state per competere in un campionato e competere vuol dire vincere. Sei una brava persona e stai andando proprio alla grande. Secondo me è troppo basso per la pallacanestro. È bassetto. Non è bassetto, il poverino non ha ancora sviluppato. Il mio lavoro è allenare giocatori normali. Loro non sono giocatori e non sono normali. Chi è normale, Marco? Io e te siamo normali. Uno, due. Uno, due. I tuoi compagni dove sono? Corrono i suoi. Invece io faccio come volevi tu. Cioè subito mentre loro non l'hanno fatto. Ecco, potremmo comunque... Faccio spoiler, consentitemelo. Il film finisce con lui che porta la squadra alla finale del campionato del para-basket. Arrivano con un... possono fare punto e vincere. Nel 90% dei film hollywoodiani avrebbero vinto. Qui, siccome uno di loro è convinto di far canestro all'indietro, tira, hai la palla che gira come la freccia di Robin Hood, quello con Kevin Costner, e va fuori. Arrivano secondi, ma insegnano all'allenatore che festeggiano quanto e come fossero arrivati primi. E per cui anche il finale è un signor finale. Grazie.